Max, benvenuto e bentornato soprattutto a Pescara, la tua città. Bello stare con i bambini che sono il futuro del calcio, no? Una giornata meravigliosa, innanzitutto non dovete ringraziare me, ma dovete ringraziare chi ha organizzato, Antonio Martorella, Stefano Sasso, tutti gli istruttori che comunque hanno passato una settimana con questi bambini, e quindi credo che sia una cosa molto importante, perché queste iniziative soprattutto sono importanti per il sociale, indipendentemente dal calcio, perché tanti ragazzini giocano con passione, però dopo il calcio deve essere una scuola di vita, e questo credo che sia un passaggio molto importante, dove dobbiamo sicuramente fare un passo indietro e ragionare un pochino in modo. Cioè, questo che manca sostanzialmente? Non è che manca, diciamo, siamo andati un pochino troppo avanti, abbiamo perso forse un po' il gusto di farli divertire, però queste giornate sono veramente belle e faccio complimenti a chi ha organizzato. Però il divertimento al circo sempre. Saluto! Antonio, allora intanto ti ha ringraziato pubblicamente proprio Max Allegri per questa straordinaria giornata, anzi in realtà sono cinque. L'ha detto lui, è difficile che da noi esca un giocatore Serie A, ma è la funzione sociale che svolgiamo che è quella che va evidenziata. Che spesso si dimentica, c'è un'esasperazione, un'ossessione, invece grazie allo sport questi ragazzi, bambini, saranno degli uomini migliori. Io ci credo moltissimo che lo sport abbia dei benefici formativi enormi sulla crescita del ragazzo. E poi bisogna sempre e comunque puntare sulla qualità. Assolutamente sì, tant'è, consentimi, anche però dal contenuto tecnico, il camp ha avuto delle esercitazioni bellissime. Stamattina c'è stata una sperimentazione a penalizzazione visiva con degli occhiali particolari. Cristian Poglio, che salutiamo e ringraziamo. E quindi insomma un camp dagli altissimi contenuti nel posto magico d'elezione del calcio abruzzese, ma non solo abruzzese, che è lo Stadio Adriatico. Hai rivisto con piacere Max Allegri? Sì, dopo tanto tempo ho rivisto Max, sempre più secco, sempre, ha perso un po' di chioma, però è sempre un piacere rivederlo, visto che abbiamo trascorso dei bei momenti sia a Pescara che a Perugia, quindi alla fine siamo rimasti in buoni rapporti. Peccato che gli impegni che c'ha lui, io non gli rompo le scatole, perché mi piacerebbe ogni tanto, quando stava alla Juve, di andare, però mi smonta sempre dicendo che viene a fare gli allenamenti, andiamo a mangiare, quindi alla fine è questo che non sono mai andato, ecco. Ma anche per non disturbare, quindi capisco l'impegno che ha e quindi mi sto lontano. Si parla tanto, c'è la disputa, no? Il gioco, lo spettacolo, il pragmatismo, tu da quale parte stai? Io sono per gioco e spettacolo, basta, finito, perché è come io ridico sempre, lo stadio sì, una partita di calcio, ma è come andare al teatro, il teatro è uno spettacolo, il calcio è uno spettacolo secondo me. Però purtroppo si va sempre scemando questo tipo di gioco. Molti badano solamente al risultato e ne penalizza lo spettacolo, penalizza un po' il divertimento del tifoso che viene allo stadio. Totò. Puoi dire a Andrea di rispondere al telefono quando lo chiamo, per piacere, perché non risponde né al telefono e né per WhatsApp. Quindi questo è un difetto che rimane. No, ma io confermo. Io, a differenza sua, mi sveglio alle 7:30 del mattino. E lavoro allo al mare, quindi io lavoro. Vabbè, lui lavora di concetto. Premesso che io la mia sveglia alle 7, quindi non ci sarebbe neanche problema. Ma dico rispondere, ma non dico subito, anche con calma la sera, quando uno si vede le chiamate che sono. Devo dire che ha ragione. Io la sera vado a letto presto, come le galline vado a letto presto. Ma ci vogliamo bene. Questo è quello che conta. Grazie.